Incassiamo il burro. Prima un lato, poi l'altro. Facciamo una piega da 4, quindi lembo sinistro nella parte destra fino a 3 quarti. Lembo destro fino a un quarto, in questo modo qui. Andiamo a chiudere bene in questo modo, che sia omogeneo, e otteniamo quindi due strati di pasta, 1 e 2. Ultima chiusura, ecco qua, 1, 2, 3 e 4. Facciamo 2-3 minuti per lato. Ecco qua, il bombolone, e voilà. Questa è una ricetta, il tipico bombolone romagnolo, quindi tende a essere vuoto in centro, più o meno come un bignè.